Buona domenica sera a tutti i nostri telespettatori, ben trovati per una nuova pagina dedicata all'informazione. Manca poco alla giostra dell'orso, all'atteso palio di Pistoia, in programma la sera del 25, quindi giovedì prossimo, in occasione di San Jacopo, che è il patrono della città di Pistoia. La nostra Ginanesta è andata un po' in giro durante questi giorni di preparazione a sentire che cosa ne pensa la gente. Molti erano persone venute da fuori. Mancano pochi giorni e Pistoia rivivrà l'antichissima tradizione della giostra dell'orso, un'emozionante sfida a cavallo tra i rioni storici della città che coronerà i festeggiamenti di San Jacopo, patrono della città. Tanti turisti e pistoiesi incuriositi si aggirano intorno alla pista. Siamo andati a sentire che cosa pensano. A noi piace molto, ci veniamo sicuramente. 40 anni che sto a Parigi, lui è parigino. Gli stavo spiegando la giostra dell'orso con le bandiere delle contrade che si affronteranno. È magico, diciamo, bellissima tradizione. Sarebbe bello effettivamente vederlo, solo che siamo di passaggio. A me piace tantissimo la giostra dell'orso. È sempre seguito e è una bella manifestazione. A me piace molto. Sono pistoiese da 24 anni, ma mi è sempre piaciuta, sin dal primo anno. L'hai seguita molte volte? In presenza spesso, quest'anno non posso, ma mi piace molto, soprattutto in piedi vicino ai cavalli. Quando viviamo a Pistoia c'è sempre, diciamo, coinvolto tutto, poi diciamo il contorno, la festa. La giostra è un evento che accomuna tutta Pistoia, ormai si spera. È un bel evento che apporta turisti, porta un'aria diversa nella città, almeno c'è qualcosa che la tiene viva. Io questo evento l'ho conosciuto adesso perché non sono da queste parti, per cui mi stava spiegando il mio amico di cosa succedeva qui. Fidanzato di mia cognata, praticamente si può dire, ci gioca da veramente tantissimi anni, la sua famiglia è inserita nella giostra e comunque nei cavalli da tanti anni, quindi io l'ho scoperta da poco, da quando conosco loro, però è un appuntamento fisso ogni anno che mi piace veramente vivere. Che andrebbe fatta fa un periodo più fresco, no, ma sia per le persone che per i cavalli. E comunque no, è un bel evento che porta spettacolo in città, insomma è il nostro gioiellino, diciamo. Non è una piazza adatta per la corsa dei cavalli, vedo, perché viene ridotto troppo lo spazio. Sono un amante dei cavalli, si possono far male, quindi non sono tanto d'accordo. Ricordate allora, poi ci torneremo durante la settimana ovviamente, giovedì sera la giostra dell'orso che noi trasmetteremo in diretta. Si è svolto il consueto appuntamento con la festa Sammo MacColor Park. Vediamo. Ricordare un'amica con una festa lunga tutto un giorno, tra colori, giochi e musica. Un'idea tanto semplice quanto di successo. Era il 2016 quando gli amici e i parenti di Camilla Innocenti, devastati dal dolore per la prematura perdita, decisero di ricordarla con una festa nella sua San Mommè, un paese collinare in provincia di Pistoia. Ogni anno, grazie alla collaborazione con la Proloco, torna questo importante appuntamento che coinvolge centinaia di persone che salgono dalla città in cerca di una serata diversa da passare al fresco. Sono venuto perché c'è un amico che suona, non mi aspettavo di trovare tanta gente, tanti giovani, ho detto caspita, ma è bello! Che va bene per tutti, bambini, ragazzi, uomini, donne, poi a un certo punto arrivano ragazzi più grandi perché è organizzata perfettamente, perfettamente. È bellissima, non è la prima volta che vengo, tanta gente, bella, giovane, tanta festa, meno male. Alle 4 del pomeriggio con tutti i preparativi delle giornate precedenti per arrivare a questa giornata con l'adrenalina molto alta, anche perché è in ricordo di una ragazza del nostro paese e di tutti coloro che ancora se la ricordano. Non potrei chiedere di meglio, è veramente un
un evento unico e splendido e tutti gli anni lo facciamo con piacere. L'edizione 2024 ha visto un ricco programma proprio presso il cosiddetto Pratone intitolato a Camilla. Dopo il pomeriggio passato con l'animazione per bambini a cura dell'MFA Group, la serata si è animata con il soul della band pistoiese Blues & Jetta, per poi concludersi con il concerto di Floridi, un altro giovane cantautore pistoiese in ascesa nel panorama indie pop italiano. Al ricordo però si aggiunge anche la solidarietà. La formula della festa perfetta si completa così con la donazione del ricavato a un ente benefico. Quest'anno la scelta è ricaduta sull'ente Campo San Piero, presente alla festa con il suo gruppo di rappresentanti che negli ultimi anni sono diventate delle vere e proprie star sui social. Io porto avanti un progetto rivolto all'inclusione sociale e alla solidarietà, dove l'obiettivo è creare amicizie tra persone con disabilità e senza disabilità. E quindi quale momento migliore se non un momento conviviale come questo per fare aggregazione e creare momenti di spensieratezza, amicizia. Eurogym 2026 verrà, si disputerà a Pistoia, un evento a livello europeo. La notizia ve l'avevamo già data nei giorni scorsi, ci torniamo con un servizio. Pistoia ha ufficialmente ricevuto la bandiera di Eurogym, manifestazione dedicata alla ginnastica, che si terrà nella città toscana nel 2026. Il passaggio di consegne è avvenuto tra il centro norvegese di Bodo e Pistoia, personalmente nelle mani dell'assessore alla promozione sportiva Alessandro Sabella. Un passaggio della bandiera di Eurogym da parte del Comitato Europeo della Ginnastica, quindi con grande emozione ho ricevuto questa testimone in un palazzetto gremito di ragazzi, accompagnatori e direttori tecnici delle varie federazioni, perché circa 20 nazioni europee hanno partecipato a Eurogym 2024 a Bodo in Norvegia. È un movimento importante, giovanile, dove tante culture si incontrano, tanti modi di fare, di pensare, e però uniti questi ragazzi dall'amore per lo sport che li fa stare bene insieme, nascono rapporti, nascono amicizie e nascono scambi di collaborazione fra le nazioni che sono veramente importanti per il movimento dei giovani. Un impegno importante per Pistoia, considerando anche quanto purtroppo l'Italia è indietro rispetto agli altri paesi europei con gli impianti sportivi. Sì, è un grande impegno, tutte le location che dovremo trasferire qui nella città di Pistoia dopo la visita dei commissari europei che avverrà entro la fine del 2024 o inizio 2025, dove stabiliranno loro i luoghi dove poter fare le varie esibizioni durante la giornata. La 15ª edizione dell'evento vedrà l'arrivo di circa 5.000 ragazzi e ragazze tra i 12 e i 18 anni che si esibiranno in varie attività coordinate dal Comitato Europeo di Ginnastica. Dormiranno all'interno delle aule scolastiche della città di Pistoia, si sposteranno in modo autonomo con orari ben stabiliti e quindi sarà una invasione gioiosa, pacifica nella città di Pistoia. Il comitato organizzatore si sta già muovendo per la ricerca anche di sponsorizzazione e di accordi per questo evento che segnerà una parte importante per la nostra città. Ne riparleremo anche di questo, vi ricordo 2026, ma queste sono manifestazioni ovviamente che si organizzano con un bel po' di anticipo, di tempo di anticipo. Grazie al contributo del Dipartimento per le Politiche della Famiglia della Fondazione Caripite, il Comune di Marliana ha presentato il nuovo progetto dedicato ai ragazzi da 7 ai 14 anni, intitolato Benessere Marliana 100%. Il progetto è partito il 18 luglio con una prima lezione di tennis riservata ai bambini iscritti al centro estivo comunale, tenuta dai maestri del Tennis Club Pistoia, che ha riscosso un bel successo. Un calendario ricco che prevede lezioni di tennis, una lezione di scherma con la società Scherma Pistoia e la presenza dell'atleta Fabio Mastromarino, campione del mondo a squadre under 20, alcune sessioni di yoga per bambini e un laboratorio artistico. È previsto inoltre l'allestimento di una saletta destinata ad attività di doposcuola e attività laboratoriali che possano fungere da supporto alle famiglie per il potenziamento dello studio extrascolastico dei propri figli. Dopo la sperimentazione estiva si darà avvio alla sezione invernale del progetto, che sarà definita poi nei prossimi mesi.
La regione ha stanziato oltre 1 milione di euro per contribuire a salvare i beni archivistici e storici danneggiati dall'alluvione del novembre scorso. Oltre 1 milione di euro di contributi regionali per contribuire a salvare il patrimonio storico e archivistico danneggiato dall'alluvione dello scorso novembre. Tra i simboli del disastro causato ai beni culturali fu la biblioteca di Quarrata, i cui libri e volumi, anche antichi, sono stati sommersi dall'acqua e dal fango. Ma anche altri comuni non alluvionati, come quello di San Marcello Piteglio, ebbero danni per aver affidato il proprio archivio storico a ditte che avevano magazzini in zone come Campi Bisenzio, sommerse dalle acque. Per contribuire a salvare questo importante patrimonio, la Presidenza del Consiglio regionale ha messo a disposizione tramite bando oltre 1.100.000 euro, finanziando 33 comuni che ne hanno fatto richiesta, tra cui oltre Quarrata e San Marcello, anche Agliana, Montale, Pistoia e Ponte Buggianese. Sono interventi che i comuni altrimenti io credo non avrebbero potuto sopportare, su bilanci già molto scarni, sui quali i margini di manovra sono spesso contenuti, e soprattutto abbiamo detto non mettiamo i sindaci di fronte alla scelta fra recuperare un archivio e intervenire su una scuola, sulla viabilità, sulla sicurezza, sui temi che diciamo i cittadini avvertono in maniera più diretta, rispetto ai quali non è secondario, ripeto, il recupero di patrimoni archivistici che sono anche un valore insostituibile per le nostre comunità. A questo si affianca un altro bando legato invece alle celebrazioni dell'80° anniversario della liberazione e commemorazione delle vittime delle stragi nazifasciste. Per questo secondo bando le risorse stanziate sono state pari a 300.000 euro per 57 comuni, tra cui Buggiano, Marliana e Massecozzile. Due aspetti che abbiamo voluto tenere insieme, quindi, nella valorizzazione della nostra storia, della nostra memoria, perché abbiamo immaginato che, soprattutto per le giovani generazioni, per costruire un futuro di speranza ci sia bisogno di conoscere e di sapere ciò che è avvenuto e di averlo sempre ben presente, per maturare una consapevolezza e una lente di ingrandimento su ciò che ci circonda. Si è conclusa con un bel successo la quarta edizione del Pistoia Docu Film Festival, organizzato dall'Istituto Storico della Resistenza e dell'Età Contemporanea in provincia di Pistoia, un evento che ha saputo coinvolgere e appassionare il pubblico con una selezione di film e documentari di grande rilevanza culturale e sociale sul tema del confine. Il festival, ha spiegato Francesca Perugi, curatrice della rassegna, realizzato grazie al bando cultura della Fondazione Caripit, è stata un'occasione offerta alla città per riflettere sul tema dell'identità, della patria e dei confini, per provare ad allargare il nostro sguardo sia nel tempo che nello spazio e per non confondere il nostro campo visivo con i confini del mondo. Il Pistoia Docu Film Festival, ormai da 4 anni, porta a Pistoia film fuori dal circuito della grande distribuzione. I lavori artistici della MAIC saranno ancora una volta protagonisti al Giro della Toscana Internazionale Femminile di Ciclismo che ci sarà a fine estate. Saranno ancora una volta gli splendidi lavori artistici fatti dai ragazzi della Fondazione MAIC Maria Assunta in Cielo di Pistoia a dar lustro alla 28ª edizione del Giro della Toscana Internazionale Femminile di Ciclismo, organizzato dalla società ciclistica Michela Fanini. Oltre ai premi messi in palio dall'organizzazione e dalla federazione, infatti ci saranno anche quelli speciali, molto apprezzati, firmati dai ragazzi del Centro di Riabilitazione Pistoiese. Alla gara, che si svolgerà dal 29 agosto al 1 settembre, parteciperanno 170 atlete in rappresentanza di ben 40 nazioni. L'intera carovana sarà composta da più di 400 persone. C'è questa attesa di scoprire la bellezza che, attraverso gli oggetti che qui vengono appunto prodotti, attira coloro che li ricevono. Il presidente appunto qua mi raccontava la curiosità e l'attesa di professionisti appunto che ricevano un premio del genere. Ecco, credo che siano arricchimenti per tutti, che evidentemente discutono altri orizzonti, orizzonti di bellezza per tutti coloro appunto che vengono a contatto con la produzione di questo laboratorio. I regali della Fondazione MAIC è diventata una cosa storica, non se ne può far più a meno. I regali fatti da questi ragazzi che vengono annunciati tutti i giorni dallo speaker e quando c'è la premiazione sono accolti con battiti di mano alla grande, non finiscano più. E per noi è un qualcosa veramente in più che imbellisce il nostro giro. Il laboratorio di ceramica è sicuramente uno dei fiori all'occhiello
della fondazione, un ringraziamento particolare agli operatori e ai ragazzi che realizzano questi oggetti unici e che in qualche modo vanno al di là delle mura della MAI, che portano con sé i valori promossi da sempre, che sono la solidarietà e l'aiuto ai più deboli. Tendo sempre a ringraziare sia i colleghi, che è un lavoro di squadra. In più poi Brunello, il presidente, il direttore, perché ci danno la possibilità di far sì che l'immagine e i lavori del nostro laboratorio siano sempre presenti, addirittura anche in televisione, importanti come la RAI. Di Ippica, ieri sera all'ippodromo SNAI Sesana di Montecatini si è corso il secondo gran premio della stagione, il Società Terme, intitolato a un altro driver fra i più famosi e più bravi di sempre, Vivaldo Baldi. Puente Cas con Gaetano Di Nardo Insediolo si è aggiudicata l'edizione 2024 del Gran Premio Società Terme Memorial Vivaldo Baldi, uno dei più forti driver italiani di tutti i tempi. L'allievo di Di Nardo ha messo una seria ipoteca sulla corsa in partenza, andando in testa per poi controllare gli avversari, prima riducendo la velocità al minimo, poi innescando il turbo negli ultimi 600 metri, letteralmente volati via. Flash NP, Nando Pisacane alla guida, si è dovuto accontentare del secondo posto, mentre Frankie LJ, Vincenzo Luongo in salchi, ha fatto sua la terza piazza. Il piano era prima di tutto di cercare di andare davanti e avere noi il ritmo della corsa, perché lui è un cavallo che ha corso poche volte in pista piccola e da dietro non è che sia tanto semplice manovrarlo. Però è venuto tutto bene, sono riuscito ad andare davanti, poi ho graduato, quando c'è stato bisogno di andare, lui è un cavallo che sa muovere le gambe, ha fatto tutto lui. È un onore aver vinto un gran premio alla memoria di Vivaldo. Da ragazzino frequentavo spesso le sue scuderie, è una bella soddisfazione. Più che buona la serata all'ippodromo SNAI Sesana di Montecatini, che ha attirato 1.400 spettatori arrivati nell'impianto termale sia per vedere gli atleti cavalli che per trascorrere qualche ora di divertimento grazie alle numerose animazioni proposte. La stagione entra nel vivo, stiamo andando verso il città di Montecatini. Sì, il prossimo appuntamento sarà il 3 di agosto, che vedrà in pista le Pariglie, una corsa tradizionale con due cavalli e un guidatore, quindi uno spettacolo diciamo innovativo anche per le persone che sono nuove all'ippodromo, e poi accompagnata dalla corsa al trotto montato, che fa parte di un circuito con la finale a Roma a ottobre. La polizia contro l'abbandono di animali, hashtag se non ti porto non parto. Lei è meravigliosa, gentile, comprensiva, ma anche forte, dinamica, donna e poliziotta. Ciao, finalmente in vacanza insieme. Certo che andiamo insieme. E tu che ci fai qui? Chi? Io? Se non ti porto, non parto. Buon finale di domenica a tutti i nostri telespettatori. Grazie per averci seguito.